Carissimi confratelli, a tutti voi e altri che possono dopo eh, vedere questa registrazione, questa buonanotte eh, sono molto speciale per, per quello che vi, vi dico adesso a ad vedere con il nostro eh, confratello salesiano vescovo, Monsignore Cognata, che sappiamo, penso che tutti... Qualche cosa della sua storia di vita e, e per questo che comunico adesso a voi e, con voi, a tutta la famiglia salesiana nel mondo. E sono venute con noi la Madre Generale delle Salesiane Ovulate del Sacro Cuore, fondazione di Monsignor Cognata, anche la compagna Sorbianca e dirà la parola opportuna don Pierluigi Cameroni, postulatore generale, e dopo madre Graziela Maria, che senza dubbio è la protagonista e con lei tutta la congregazione fondata da don Cognata. Da me soltanto la lettura di questa brevissima lettera ho comunicato che dal tutto speciale e importante. Penso che possiamo dire, e dopo lo sottolineerà eh, molto meglio Don Pierluigi, parliamo di un momento anche di speciale importanza e storico nella Chiesa. Vi leggo. E dopo consegno questa, questo comunicato ufficiale a Madre Graziela. Comunicato ufficiale del Rettor Maggiore. Causa di beatificazione e canonizzazione di Monsignore Giuseppe Cognata, Salesiano di Don Bosco, Vescovo di Vova, fondatore delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Angel Fernandez Artime, alla gioia di annunziare, nell'esultanza del tempo pasquale e nella festa della Divina Misericordia, che la Congregazione delle Cause dei Santi, con lettera inviata in data 15 aprile 2020 al Postulatore Generale dei Salesiani, con il numero di protocollo a Don Pierluigi Cameroni, a firma di Monsignore Marcello Bartolucci, segretario della medesima Congregazione Comunica. Sono lieto di informarla che la Congregazione per la Dottrina della Fede, con lettera e protocollo del 17 febbraio corrente anno, ha comunicato a questo dicastero il Santo Padre, tra virgolette, dopo attento e ponderato esame, ha dato il suo augusto consenso alle richieste di religiosi e laici che impetravano l'apertura della causa di beatificazione di Sua Eccellenza Monsignore Giuseppe Cognata Salesiano di Don Bosco, vescovo di Boba. Resta doveroso, finito il comunicato, adesso io stesso, resta doveroso il più vivo ringraziamento al Santo Padre per la convinzione e l'impegno di una scelta tanto meditata quanto trasparente nella specificità della forma seguita. Che reintegra nella loro pienezza i valori della verità e della giustizia. Il ringraziamento va doverosamente esteso anzitutto al gruppo dei giuristi cattolici per l'essenziale e determinante ruolo svolto e a tutti coloro che in diversi tempi e modi hanno reso possibile questo straordinario evento, tanto atteso da tutta la famiglia salesiana, in particolare dalle salesiane ovulate del Sacro Cuore e dell'intera comunità ecclesiale. Con data d'oggi, chi sottoscrive. Bene, questa è l'importantissima notizia perché significa un cambio anche nel corso della storia, in quello che fa riferimento alla figura del nostro confratello salesiano Vescovo. È un giorno di grande gioia, anche oggi, in questa data, e qui, dove lui stesso, il nostro confratello Giuseppe Cognata, è stato consacrato Vescovo. Consegno questo comunicato ufficiale alla madre Graziela Maria e con questo segno tutto veramente l'abbraccio di tutta la famiglia salesiana, a loro che sono famiglia salesiana e con un vivissimo senso di appartenenza. Tanti auguri specialmente a voi. Ecco, io brevemente vorrei solo ricordare alcune tappe della vita di Monsignor Cognata. Nasce ad Agrigento nel 1885, dodicenne entra nel collegio salesiano di Randazzo, in provincia di Catania, fa la professione perpetua nelle mani di Don Rua e il 29 agosto 1909 viene ordinato sacerdote ad Aci Reali. Consegue brillantemente le lauree sia in lettere che in filosofia. Inizialmente svolge il suo ministero in Sicilia, nel Veneto e nelle Marchi. La Prima Guerra Mondiale lo vede soldato a Palermo, Trapani e Padova. È direttore poi della stessa Casa di Trapani, Randazzo, Gualdo, Tadino e qui al Sacro Cuore per tre anni. Proprio qui, mentre era direttore della Casa del Sacro Cuore, il 16 marzo 1933 il Papa Pio XI lo nomina Vescovo di Bova, forse la diocesi più povera d'Italia di quell'epoca, nel sud d'Italia, in Calabria. E riceve l'ordinazione episcopale qui nella Basilica del Sacro Cuore. Il 23 aprile dello stesso anno dal cardinale salesiano Augusto Lond oggi venerabile e uno dei vescovi consacranti è Monsignor Luigi Olivares anch'egli salesiano e anch'egli venerabile. L'8 dicembre 1933 fonda la Congregazione delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Il 20 dicembre 1939, la Congregazione del Santo Uffizio, sulla base di false accuse, lo condanna, destituendolo dalla dignità episcopale dal ruolo di superiore della Congregazione delle Salesiane Oblate. E si ritira come semplice confratello per 22 anni nelle case salesiane di Trento, Rovereto, e poi per dieci anni a Castello di Godego. Nella Pasqua del 1962, grazie alla mediazione di Monsignor Antonio Mistrorigo, vescovo di Treviso, viene reintegrato da Papa Giovanni XXIII nell'ordine episcopale. E l'anno successivo Papa Paolo VI gli dà il titolo di vescovo titolare di Farsalo e sempre per volontà di Paolo VI partecipa alle sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II. Si spegne il 22 luglio del 1972 a Pellaro, Reggio Calabria, proprio nel luogo dove aveva iniziato la fondazione delle salesiane oblati. Voglio solo sottolineare Proprio le dimensioni direi, di spazio e di tempo di questo annuncio che il Rettor Maggiore ci ha donato. Innanzitutto, siamo nell'ottava di Pasqua a sottolineare che la vittoria di Cristo si compie nel tempo e nella storia e nella vita della Chiesa e delle persone. Monsignor Giuseppe Cognata ha vissuto nella propria carne il mistero di Cristo umiliato, calunniato e condannato partecipando alla fecondità misteriosa delle parole di Gesù. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Inoltre, siamo in questa seconda domenica di Pasqua, oggi chiamata anche dalla Divina Misericordia, tradizionalmente domenica in albis. E proprio in una domenica come questa, domenica in albis, come ho già ricordato, venne consacrato qui nella Basilica del Sacro Cuore. Infine, nella luce della misericordia e del mistero del cuore di Cristo, Monsignor Cognata è testimone singolare della forza del perdono e della riconciliazione. Ha manifestato un cuore grande e generosità nel perdono. Non ha avuto paura di perdonare chi l'ha accusato. Chi l'ha calunniato e chi l'ha condannato. Salendo verso il Calvario ha guardato a Cristo crocifisso, fonte di perdono per tutti. È stato coraggioso nel perdonare e nel consolare. Rallegratevi ed esultate, dice Gesù, a coloro che sono umiliati e perseguitati per causa sua. E chiudo con una sua memoria del 1949. Non cesso di ringraziare il Signore della concessione di una pace interiore, mai gustata sì larga e profonda, e della tranquillità di una vita esente da speciali responsabilità, in cui posso attendere bene ai miei bisogni spirituali e al grande affare della mia eterna salvezza. E quante consolazioni mi ha elargito il Signore misericordioso. In questi anni di salutare penitenza Misericordias Domini in aeternum cantabo. Questo testo di Monsignor Cognata viene confermato da Papa Francesco nell'esortazione Gaudete ed Exultate. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale che si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. Ecco, adesso diamo la parola a Suor Graziella. Buonasera, non nascondo la mia emozione in questo momento. Veramente storico, in cui rappresento eh, un po' tutti i sentimenti, tutte le emozioni, tutte le preghiere della famiglia Salesiana, ma in particolare di tutte le Oblate, che non solo di quelle che sono oggi viventi, ma di tante Oblate che hanno vissuto con. Eh, con grande eroismo anche il distacco e l'umiliazione di vedersi privati del loro fondatore. Quindi per me in questo momento eh, passano tanti sentimenti, ma la prima parola che mi viene qui in questo momento è quella di Maria, di Maddala, cioè un annuncio di alleluia e di gioia. Quell'alleluia quell è quella gioia che esplode in Maria quando rincontra il risorto. Sì, perché penso che per Monsignor Cognata questo è un giorno di risurrezione. Il giusto che era stato condannato riceve il premio. Del risorto. L'umiliato viene esaltato come canta Maria nel Magnificat, ha guardato all'umiltà della sua serva. E quindi in questo momento è la gioia e il grazie che si incrociano, e nello stesso tempo la gratitudine al Padre, datore di ogni bene che riconosce il Monsignor Cognata, quel servo fedele, quel servo che ha saputo dire in qualsiasi momento e nelle circostanze più dolorose e più difficili sia fatta la tua volontà. E non soltanto sia fatta in, in un momento solo, nel momento in cui lui deve accettare una condanna ingiusta ma soprattutto quel periodo e lungo esilio in cui lui ogni giorno deve cantare il suo sì al Signore, alla sua vocazione, perché è stato veramente fedele alla sua vocazione salesiana. Qui mi trovo con voi, eh, fratelli salesiani, e, e lui ha amato più di ogni altro la sua vocazione salesiana. E allora insieme a voi dico, eh, grazie Signore che ci hai donato questo grande Padre, che non solo ci ha indicato la via dell'oblazione, ma ce l'ha spiegata attraverso la sua vita. Ci ha lasciato questa eredità a noi figlie spirituali: l'eredità di percorrere il vieni e seguimi ogni giorno, rinnega te stesso e porta la tua croce con serenità e con gioia, perché le ultime parole che ha letto eh, Don Pierluigi è ecco, quella pace interiore, che lo ha sempre caratterizzato e che penso sia anche un messaggio importante per noi oggi, uomini di questo tempo, anche in un momento particolare di questa storia che stiamo vivendo, ecco, afflitti anche dalla paura e che per noi Monsignor Cognata può essere questo esempio di pacifica accettazione di quello che il Signore dispone, perché prima o poi il premio ai giusti viene dato e soprattutto il connubio verità e giustizia trionferanno. Quindi io ringrazio anche il Rettor Maggiore che eh, ha dato anche il suo apporto eh, affettivo, morale a questo percorso di ricerca di, della vittoria della verità. Poi ringrazio Don Pierluigi che ha creduto fin dal primo momento che la verità poteva venire fuori e ringrazio certamente Papa Francesco che ci ha donato questa, questa grazia eh, ma soprattutto ha dato questo riconoscimento in un tempo particolare è proprio il tempo della Pasqua e, e quindi è molto significativo questo, questo decreto che arriva nel momento in cui, in cui noi viviamo il tempo dell'esultet cioè della, della vittoria della morte, sulla morte sì perché monsignor cognate era morto era morto perché la, la, la sua è stata una, una morte continua, lacerato, offeso, calunniato, però ecco, vivo dentro perché unito a, alla passione di Cristo. E chi si unisce alla passione di Cristo non può non avere che il premio finale, la risurrezione. Quindi io non voglio eh, prolungarmi ulter ulteriormente, ma dico. Magnifica il Signore, anima mia, cioè la mia anima, la mia, la mia persona e tutte le mie consorelle che ancora non sanno di questa notizia, quindi ancora non hanno ricevuto questo annuncio, ma lo dico io a nome loro. Grazie, Signore, perché grandi cose hai compiuto oggi e la storia della Chiesa. Quella storia della Chiesa che si illumina di una nuova luce, che è quella di un suo figlio fedele, Monsignor Cognata. Grazie e tanti auguri.